tuo gatto si rifiuta di mangiare e non capisci quale possa essere il motivo? In questo video ti parlerò di 9 possibili cause. I gatti sono noti per avere un rapporto particolare con il cibo. Per questo motivo vengono talvolta definiti come difficoltosi, schizzinosi. Tuttavia, il comportamento è spesso dovuto alla loro stessa natura felina. Per i gatti, per esempio, è normale non finire sempre la ciotola, ma mangiarne giusto qualche boccone per poi allontanarsi. Quando un gatto non mangia, quindi, è importante capire se c'è una causa esterna o se è un comportamento collegato alla sua indole. Vediamo quindi insieme 9 possibili cause per cui un gatto non mangia. Causa numero 1. Malattia. Un gatto può non mangiare semplicemente perché non sta bene. Vivendo con lui ti accorgerai subito se qualcosa non va. Oltre a non mangiare più, infatti, ti potrà sembrare mogio, letargico, potrebbero subentrare altri sintomi come vomito o perdita di peso. In tutti questi casi, specie se la situazione inizia a protrarsi nel tempo, è bene andare dal veterinario per inquadrare subito la causa. Potrebbe trattarsi anche di un semplice mal di denti, che è comunque da non sottovalutare. Causa numero 2. Intossicazione. Può capitare che il gatto mangi qualcosa di tossico o nocivo, che lo porti a stare male e a rifiutare ogni altra forma di cibo. Questo può capitare più spesso quando il gatto ha la possibilità di passare del tempo fuori casa e venire quindi in contatto con sostanze nocive come veleni, ma anche come alcune tipologie di piante. Potrebbe però capitare anche in casa, se per esempio gli offriamo un cibo fresco non ben conservato o un cibo per lui tossico. A tal proposito, ti piacerebbe sapere quali sono i cibi da evitare per il gatto? Se sì, fammelo sapere nei commenti, così realizzerò un video dedicato. Causa numero 3. Recente vaccinazione. Se hai fatto fare da poco un vaccino al tuo gatto e vedi che nei giorni successivi mangia poco volentieri, non preoccuparti, si potrebbe trattare di un semplice effetto collaterale passeggero. Tieni monitorata la situazione e per ogni tuo dubbio contatta subito il veterinario che ti saprà aiutare. Causa numero 4. Il caldo. Il gatto suda solo attraverso alcune parti specifiche del suo corpo, come i polpastrelli e la bocca. Ha quindi difficoltà a disperdere il calore. Per questo motivo è normale che nei periodi più caldi ti possa apparire particolarmente mogio e che perda appetito. Non ti allarmare, quindi, piuttosto lascialo libero di gestirsi e assicurati che abbia sempre a disposizione dell'acqua fresca. Causa numero 5. Il bolo di pelo. I gatti amano la pulizia, non gradiscono la lettiera sporca e soprattutto passano gran parte del loro tempo a leccarsi per togliersi di dosso ogni genere di sporcizia e soprattutto il pelo morto. Non sono però capaci di sputare, quindi il pelo si deposita sulla lingua trasformandosi in una sorta di pallina chiamata anche bolo di pelo e viene ingurgitata dal gatto. Arrivando nello stomaco induce il gatto a vomitarla. Tuttavia può capitare che il gatto non riesca a ricurgitarlo. Questo capita soprattutto nei periodi di muta, quando il pelo in eccesso è in quantità maggiore e soprattutto quando non si ha l'abitudine di pettinare regolarmente il gatto. In questo caso il bolo resta intrappolato nell'intestino e può causare diverse problematiche come apatia, conati ripetuti, stitichezza e ovviamente mancanza di appetito, che si manifesta improvvisamente. Fai attenzione, perché questa è una delle cause più frequenti per cui il gatto smette di mangiare. Causa numero 6. Problemi psicologici. I gatti sono animali abitudinari che non amano i cambiamenti, specie se improvvisi. Sono molto sensibili da questo punto di vista. Per questo motivo, se il tuo gatto non mangia e hai già escluso tutte le cause di natura fisiologica, potrebbe trattarsi di un problema psicologico, di una sorta di depressione. Un trauma, una brutta esperienza o una variazione improvvisa della quotidianità, come la perdita di un animale o di una persona della famiglia, o al contrario l'arrivo di un nuovo membro oppure ancora un trasloco, sono solo alcune delle possibili cause. In questi casi può capitare che la perdita di appetito sia anche accompagnata dal rifiuto di acqua e da uno stato generale di apatia. Causa numero 7. Cambio di routine.
Come appena detto, il gatto è un animale abitudinario che è portato a seguire degli schemi rigidi nell'ambito della sua routine. Quando parlo di routine, mi riferisco sia alla routine domestica, cioè la routine che il gatto vive all'interno delle mura di casa, sia alla routine di animale selvatico, dettata cioè dalla sua indole felina, che è rimasta molto più intatta nel corso dei millenni di convivenza con l'uomo rispetto invece al cane. Ogni volta che la routine viene compromessa, si può generare nel gatto una vera e propria forma di stress che incide sui suoi comportamenti e lo può portare, per esempio, anche a non mangiare. Da un punto di vista di routine domestica, gli eventi che possono incidere, oltre ai traumi appena visti, sono anche il nostro stile di vita e le variazioni del set ambientale. Possono incidere quindi variazioni improvvise di illuminazione o di riscaldamento dell'abitazione, così come il fatto di non avere uno stile di vita regolare, quindi uscire e rientrare di casa in orari sempre differenti. Da un punto di vista di routine felina, invece, il fatto di non poter avere a disposizione il cibo come il suo schema venatorio e alimentare vorrebbe, induce talvolta il gatto a non mostrare un grande apprezzamento per la ciotola che gli offriamo. Il gatto, per sua stessa natura, è portato a fare piccoli ma frequenti pasti durante tutto il giorno, anche di notte, può arrivare addirittura a fare 20 pasti complessivi. Oltretutto, per il gatto, il cibo non ha una valenza sociale, ma è solo un modo per fare rifornimento di energia. Capisci quindi che lo stile alimentare che spesso gli offriamo, fatto di 2 o 3 ciotole nell'arco della giornata, mal si adatta a quella che è la sua vera indole. Dunque, non restarci male se il tuo gatto non ti sembra troppo riconoscente per la ciotola che gli offri, e non considerarlo neppure troppo schizzinoso. Semplicemente è un gatto. Piuttosto, cogli l'occasione per capire quale sia la routine alimentare per lui più appropriata. Il video che trovi in questo canale su quante volte deve mangiare un gatto ti potrà forse essere d'aiuto. Causa numero 8. Gestione della ciotola. Il gatto può non mangiare anche per il fatto che la ciotola non è posizionata nel posto corretto. Il gatto, infatti, è portato a suddividere le zone dell'ambiente a seconda della loro funzione. C'è la zona in cui riposare, quella in cui cacciare, quella in cui mangiare e quella ancora in cui espletare i propri bisogni fisiologici. Se la ciotola quindi è troppo vicina, per esempio, alla lettiera, è molto probabile che il gatto non mangi. Per questo motivo, accertati sempre di aver riservato un luogo specifico per il suo piatto. Fai attenzione, inoltre, che questo luogo gli consenta la giusta privacy. Eh già, perché il gatto vuole mangiare in solitaria. Sono certa che ti sarà capitato di ricevere il regalo da parte del tuo amico a quattro zampe qualche amabile lucertola. Beh, spero di non farti restare male, ma quello non era affatto un regalo per te. Semplicemente il gatto, dopo che ha cacciato la preda, avverte la necessità di consumarla in un luogo sicuro, appartato. E qual è un luogo più tranquillo e appartato della propria casa? Bene, la stessa tranquillità la ricerca anche quando consuma il cibo dalla ciotola, arrivando addirittura talvolta a toglierlo e portarlo in un luogo a suo parere più appartato. Tra l'altro, proprio per una necessità di privacy, spesso i gatti non amano mangiare con altri animali, sia che si tratti di cani, sia che si tratti di loro simili. Mi raccomando, fai quindi attenzione a questi aspetti. Causa numero 9. Il gusto. Il gatto può non mangiare anche semplicemente perché ciò che gli proponiamo non gli piace o non lo soddisfa abbastanza. In questo caso, la prima cosa da fare è accertarsi sempre della qualità del cibo utilizzato, specie se si tratta di cibo industriale. Accertati sempre che abbia una composizione appropriata e di qualità, leggendo con attenzione l'etichetta. Se hai bisogno di una mano, ti ricordo che in Empathy Food offriamo un servizio di consulenza alimentare gratuito volto proprio a risolvere questo tipo di problemi. Trovi il link in descrizione. In secondo luogo, tieni in considerazione il fatto che il gatto percepisce i sapori in modo molto differente dal nostro. I gatti, infatti, non avvertono il dolce, il salato, ma sono sensibili al sapore degli amminoacidi. Sono attratti da alcuni, ne rifiutano altri. In questi casi,
casi, quindi, quando il gatto rifiuta il cibo, non si tratta di una questione di gusto come tendenzialmente lo interpretiamo noi, ma della percezione che il gatto ha di queste specifiche molecole. Come si sviluppano le preferenze di percezione dipende molto dalla prima fase di vita del gatto, in quanto il cucciolo sarà portato a replicare tutti i comportamenti della madre anche da un punto di vista alimentare. Meno la mamma gatta avrà sperimentato cibi diversi, più il gattino manifesterà ad adulto avversione verso pietanze nuove. Questo ti potrà mettere in difficoltà ogni volta che vorrai o avrai la necessità di proporre un cibo nuovo al tuo gatto, che verrà sistematicamente rifiutato. Al contrario, e sempre in merito al gusto, può capitare che il gatto inizi a manifestare riluttanza verso il solito cibo e grande attrazione verso le novità. Questo comportamento, noto come effetto monotonia, ti spiega bene finalmente perché di punto in bianco il tuo gatto faccia lo sciopero della fame e ti costringa a trovare sempre delle valide alternative. Siamo arrivati alla fine di questo video dove abbiamo visto 9 possibili cause per cui un gatto non mangia. Che ne dici di un video in cui parlo invece di come risolvere questi problemi? Se pensi ti possa essere utile, fammelo sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e non perderti i prossimi contenuti.